La sola istituzione di aree protette non consente di salvaguardare la varietà di specie animali e vegetali presenti nel nostro territorio, che rimangono così fortemente minacciate dall'isolamento geografico causato dalla crescente urbanizzazione. La conservazione del patrimonio biologico richiede dunque l'applicazione del concetto di rete ecologica per consentire lo scambio genico tra individui di popolazioni isolate. Il bando vuole contribuire al rafforzamento e alla conservazione del patrimonio naturalistico attraverso la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento di corridoi ecologici, sia terrestri che fluviali. In particolare, il bando sostiene la realizzazione di studi di fattibilità e di interventi necessari all'attuazione di corridoi ecologici su vasta scala e la realizzazione di interventi a scala locale, funzionali al rafforzamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica. Possono presentare domanda di contributo gli enti gestori di aree naturalistiche, le comunità montane, i comuni e i loro raggruppamenti, le province, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di regolazione e le associazioni ambientaliste e le organizzazioni private non profit con esperienza nel settore.